Attenzione, in questo video mi vedrete completamente struccata. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi parliamo di pelle. È da tantissimo tempo che non vi faccio un video sulla routine per la pelle e vi parlo proprio di punti neri. Come sapete io ho la pelle grassissima, i capelli grassissimi, e quindi è da anni che combatto con questo problema e quindi un mare di punti neri. E vi ho fatto cerotti, maschere, vi ho fatto qualsiasi cosa, ma non vi ho mai fatto vedere come trattare i punti neri. Quindi in questo video vi faccio vedere come si tolgono i punti neri e lo faccio anche, diciamo, grazie all'ausilio di questo fantastico prodotto che mi hanno inviato. Questa qua è l'azienda e questo prodotto che fa un odore, insomma ora ne parliamo, che mi è stato utilissimo. E praticamente io l'ho fatta l'ho provato subito appena mi è arrivato questo prodotto, ma ho fatto delle riprese orribili giusto per documentare e ora ve le farò vedere. Ma l'ho anche fatto prima di registrare l'introduzione del video, vi ho fatto tutta la routine tipo pulizia del viso fatta in casa e ve lo giuro, ora zoomo sul mio viso e io ho sempre ovviamente il viso truccato quando faccio le registrazioni, però in questo momento proprio i pori piccoli perché non ci stanno più i punti neri, perché ho chiuso i pori. Insomma, ora vi spiego tutto. Innanzitutto, che cosa sono i punti neri? I punti neri sono proprio delle impurità che sono chiamate anche comedoni e comedoni neri, che si distinguono da quelli bianchi, che sono proprio i punti da cui partono. Cioè noi abbiamo dei punti nella pelle, solitamente ne si parla della zona T, delle guance, del mento o anche della schiena, che sono dei pori che sono più soggetti ad aprirsi per la produzione di sebo e a riempirsi di schifezze, oltre a poi infiammarsi spesso e volentieri e sfociare proprio in vera e propria acne. Quindi troviamo anche del pus, dei rigonfiamenti. A parte il punto nero, cioè il nero è dato proprio dall'ossidazione di questa materia che è contenuta all'interno del poro, fa abbastanza schifo. Infatti è soltanto, diciamo, il cappello, perché poi la parte interna è tipo un cono mollissimo di grasso e di schifezze, ma è bianco e quindi non dipende o meno dalla pulizia del viso, ma dal tipo di pelle. Ovviamente si può ovviare a questo problema innanzitutto con una corretta pulizia del viso, non trattamento, nel senso utilizzare sempre acqua e sapone per la pelle del viso, ma non deve essere un sapone troppo aggressivo, perché comunque un piccolo strato di sebo sulla pelle ci sta sempre, perché serve proprio a proteggere, si chiama film idrolipidico, dagli agenti atmosferici, cioè non glielo dobbiamo levare tutto. E poi anche nell'applicazione di creme e gel dovete utilizzare quello che è più adatto alla vostra pelle. Cioè se avete la pelle grassa non andate a ingrassarla ancora, sapete che io non uso praticamente creme viso, meglio sempre i sieri e i gel. E ovviamente dovete utilizzare anche degli ingredienti che sono adatti per contrastare la formazione di punti neri ed eventualmente anche la loro infiammazione, come il tea tree, quindi le creme al tea tree o un tonico, insomma ora andremo a fare pure quello. E soprattutto dovete rimuovere i punti neri. Come si possono rimuovere i punti neri? Come sapete, quando io vi ho fatto il video sui cerotti ero contraria al cerotto super strappante, diciamo, che vi togliesse il punto nero con uno strappo, perché se vi leva il punto nero a questa potenza, cosa fa il resto della vostra pelle? Cioè secondo me è dannosissimo. E quindi mi hanno proposto di provare Joya Cleaner, che è fantastico, che sostanzialmente serve sia ad eliminare le impurità della pelle, sia anche a fare un massaggio anti-age e anche ad applicare le creme. Infatti all'interno della scatola trovate questi due gusci di silicone. Questo addirittura serve proprio per la pulizia, se volete rimuovere del trucco, è proprio una spazzolina, sia per applicare creme, sieri e gel. E poi la cosa bella è che è elettrico e si ricarica anche dal computer, insomma è fantastico. E quindi ha tre funzioni, si accende così. Questa è la funzione lifting. Sentite, questi sono ultrasuoni massaggianti. Poi c'è la funzione massaggiante idratante per applicare i sieri. E poi questa, togliamolo,
è la funzione che serve proprio a rimuovere i punti neri. Praticamente voi lo mettete per così, lo massaggiate sulla pelle, ora ve lo farò vedere bene nella routine, e questa vibrazione, questi ultrasuoni facilitano la rimozione dei punti neri, oltre a fare un massaggio che stimola la riproduzione cellulare, che stimola anche la produzione di collagene, quindi è super anti-age. È come se, mi pare che c'era scritto che fa qualcosa come 3000 vibrazioni al minuto, quindi è come se voi stesse là a massaggiare velocissimamente, tipo come un massaggio sciazzo fatto alla velocità della luce. E io mi sento la pelle super compatta, leggermente sollevata, anche perché comunque dopo una certa età queste piccole differenze si notano, magari se avete 15-16 anni non lo noterete. E mi è parso davvero fantastico. Vi arriva in una confezione di un profumato, vorrei chiedere che profumo è. Cioè, è una cosa allucinante, sono piccole cose che però, insomma, io che ho una certa passione per i profumi, lo sapete, mi fanno piacere. Adesso andiamo insieme a provare questo prodotto e andiamo a fare la pulizia del viso, che si svolgerà in 3 step. E poi ci ritroviamo qui per le conclusioni finali. Ed eccoci qua, siccome si tratta proprio di un trattamento benessere, quindi è una cosa tipo come se stesse andando dall'estetista, dovete fare tutto con molta serenità, quindi va bene anche stare in tuta, ovviamente dovete essere struccate, quindi no, non vi spaventate. Allora, la prima cosa fondamentale per evitare di stressare troppo la pelle è andare a aprire i pori, e non c'è cosa migliore che farlo con il vapore. Quindi vi preparate un bel po' di acqua bollente e la versate in una ciotola. Mentre siete così a metà, aggiungete qualche goccia di un olio essenziale purificante, va bene il tea tree, va bene la lavanda. Questo è un olio essenziale di Nayuli, che è molto raro, ma insomma io me lo ritrovavo e lo utilizzo. È un profumo molto simile tra eucalipto e tea tree, vanno bene tipo massimo 10 gocce, non di più. L'importante è che sia un olio essenziale antibatterico, purificante, perché comunque pulizia del viso vuol dire farla anche in maniera che sia poi antibatterico. Ci versate l'acqua di sopra. Oddio. Perfetto, così. E quindi andate a fare esattamente i suffumigi. Questa cosa è anche fantastica se siete raffreddati, perché comunque vi apre tutte le vie aeree, vie respiratorie, quindi fate come me. Sembro tipo, non lo so, un fantasmino. E per qualche minuto state in questo modo e fate i suffumigi, logicamente ad occhi chiusi. E voilà! Mamma mia! Cioè, la pelle è proprio super ammorbidita. Adesso quello che dobbiamo fare, mentre abbiamo i pori belli dilatati, è usare Joy Care, cioè questo strumento per la rimozione dei punti neri. Ovviamente, se non ce l'avete, utilizzate qualche altra strumentazione per i punti neri. Cosa bella è che è profumatissimo. Mamma mia. Chissà che profumo somiglia, non lo so. Insomma, quello che dovete fare è, qua avete, insomma, già penso che ve l'ho fatti vedere da qualche parte, i 2 astucci di silicone per la pulizia col detergente per applicare la crema, e utilizzarlo semplicemente così dalla parte, diciamo, della lama. Lo accendete in questo modo e andate su cleansing. Ecco qua. E adesso procediamo. Vediamo. Cioè, Gianne sta rimuovendo un sacco, è bellissimo. Quanta impressione sapere quante schifezze abbiamo. È
Ed ecco fatto, così poi si spegne. No, così, al boppio a lungo. E, cioè, guardate lo schifo che mi ha tolto. Considerate che è la seconda volta che lo provo e vi posso assicurare che è anche diminuito rispetto all'altra volta, perché comunque l'effetto dura per 5 giorni almeno, e ovviamente vi resterà un po' arrossata, ma sempre quando si fa la pulizia del viso resta arrossata. Ora pulisco questa lama, chiamiamola, prima con un tovagliolo e poi con un panno imbevuto di acqua e sapone, perché ovviamente non lo dovete bagnare, e poi andiamo invece a chiudere i pori, che è una parte fondamentale. Allora, per procedere alla chiusura dei pori, così non sprechiamo nulla di quello che abbiamo fatto, non dovete fare altro che utilizzare l'acqua di prima, quindi quella con l'olio essenziale, aggiungere un po' di succo di limone, così andate a creare una soluzione con un pH acido che è l'ideale per la chiusura dei pori. Va bene così, considerate che io qua ci ho messo quasi un litro d'acqua, quindi meno di mezzo limone in un litro d'acqua va benissimo, e poi con dei dischetti in cotone li imbevete. Ovviamente non devono essere bollenti, l'acqua qua è ancora calda. 3, mi fate aderire bene bene alla pelle, e poi ne metto un altro sulla fronte, giusto perché sono le zone che sono più piene di punti neri e che sono state trattate. Questo passaggio è fondamentale, perché se non lo fate i pori vi restano aperti e si andranno a sporcare peggio peggio di prima. Quindi state così per qualche minuto. Dopodiché li potete levare. E vedete che avete i pori piccoli piccoli piccoli, perché sono puliti. Questo lo potete fare nel resto del viso. E soprattutto, grazie al pH acido della soluzione, si sono rimpiccioliti. Cioè, praticamente così vi viene la pelle come quella dei bambini. E dopo potete applicare la vostra crema preferita o il vostro siero. Cioè, così è come un trattamento alla spa, però fatto in casa, super naturale, non usate davvero niente di complicato. Cioè, un olio essenziale lo trovate in erboristeria, e un limone lo trovate al supermercato, l'acqua calda ve la fate voi. Non brucia, non è per niente aggressivo, perché comunque meno di mezzo limone in un litro d'acqua non fa davvero nulla. Se volete, molti fanno anche questa cosa, ve la faccio vedere, di spremere direttamente il limone sul dischetto, ma il limone ha un pH di 2, è molto acido, quindi lo potete fare, ma se non avete la pelle particolarmente sensibile, io già sento proprio che così bruciacchia un po', e questo fa proprio un leggero peeling che prima non facevamo, prima era solo un tonico. Se insomma volete andare ancora di più a chiudere i pori, potete anche fare questa cosa, ma solo se non avete la pelle sensibile, altrimenti saltate in aria. E adesso utilizzo Joya Care anche per applicare il siero. Questo è un siero viso calmante alla camomilla. Metto questo coperchio, questo beccuccio in silicone, deve essere perfettamente inserito. Lo metto nella funzione o lifting o moisturizing, insomma quella che preferite. Io la metto nella funzione lifting, che è la prima. E lo applico sul viso. Ed ecco fatto, questi ultrasuoni, questa vibrazione dà un effetto stimolante per il collagene, fa un massaggio liftante, quindi è come se voi stesse picchiettando per migliaia di volte al secondo, al minuto, le dita e i polpastrelli mentre applicate il siero, e vi dà un effetto super rimpolpante. Cioè, non so se vedete, a parte vabbè il rossore, ma quello è normale, è anche stimolante della circolazione, non è irritazione, non ho alcun fastidio, è proprio stimolante.
stimolante della circolazione e quindi utile a combattere le rughe. Ora, diciamo, lo metto nella zona degli occhi perché ovviamente vicino agli occhi non lo posso fare con il macchinario, rischio di accecarmi, però l'ho fatto nel contorno occhi e dovete seguire i movimenti, insomma, che vi indicano loro. E quindi niente, questo è un trattamento, insomma, che potete fare a casa. È ottimo perché lo potete utilizzare per i punti neri, per rimuovere il make up e per applicare siero o crema viso. Quindi niente, questo piccolo tutorial spa in casa, e mi ci voleva, anche perché tra l'altro non ve l'avevo mai fatto. Come avete visto, ho rimosso tutti i punti neri e ho chiuso, perché è importantissimo, il poro che era rimasto aperto. Quindi è fondamentale, dopo la pulizia del viso, applicare un tonico. Ovviamente se avete la pelle troppo delicata non spremetevi direttamente il limone, io l'ho fatto giusto per farvelo vedere, ma va bene già come vi ho fatto vedere. L'importante è che avete una soluzione un po' più acida della normale acqua, e lo potete fare semplicemente con un po' di limone spremuto, anche con l'aceto, ma fa una puzza terrificante, cioè è un trattamento di bellezza, deve essere piacevole. E dopodiché ho utilizzato Gioia Cleaner per applicare il siero viso. Come sapete, io a maggior ragione dopo una pulizia del viso non metterò mai una crema, ma sempre prodotti senza olio, soltanto a gel. E l'ho trovato fantastico. Dovete, nel massaggiare, seguire le zone che vi indicano loro nel libretto di istruzioni. Qua c'è proprio, diciamo, il disegno e vi dico come fare il massaggio in fronte, come farlo, diciamo, nelle varie parti del resto del viso. Ovviamente vi lascio il link per acquistare questo prodotto nel box informazioni, è già scontato nel sito, ma vi danno un ulteriore 30% con il mio codice sconto, che vi porta ad uno sconto totale del 60%. Quindi, perché no, è anche una cosa carina per cambiare un po' la nostra routine. A me è piaciuto tanto, è piccolo, sottile, lo si può portare davvero ovunque, in vacanza, non occupa spazio nemmeno in bagno, si ricarica velocissimamente, la ricarica ancora io non l'ho mai ricaricato, dura davvero tantissimo. Come avete visto, ha rimosso un mare di schifezze, specialmente la prima volta. Vi rimetto l'immagine in sovraimpressione, quando l'ho provato, cioè non avevo idea di avere così tanti punti neri, ma me li ha rimossi senza dolore e senza quell'orribile segno delle unghie che rischia anche di fare venire cicatrici, è veramente da eliminare. Quindi mi raccomando, sempre seguite questi tre step: vapore per aprire i pori con qualcosa di antibatterico, poi rimuovete i punti neri se potete con un macchinario, ovviamente, che è fatto apposta per quello, e poi chiudete subito i pori lavandoli con un tonico che sia abbastanza acido, e poi applicate la vostra crema e avete fatto un trattamento che davvero fanno pagare, senza per questo volersi sostituire professionisti del settore, però possiamo ogni tanto farcela a casa anche noi, perché no? Quindi questo è quanto, adesso passiamo ai saluti relativi allo scorso video. Come sapete, saluto le prime 100 persone che commentano i miei video, e saluto Giulie, Jess 2006, Beatrice Silvano, Matteo Marcotti Live, Ciro Cosplayer, Maria Gariglio, Chiara Aprea, Giorgia Lotesto, Giorgia De Crescenzo, Carlina Migliavacca, Roberta Cancellara, Francesco Labbarile, DCB, Favorlux 09, Emilia Derrick, Great Animation, Alessandra Santitto, Consigli per Ragazze Italia, Deborah Giacosa, Elisa Schiratti, Alberto De Carolis, Massimo Bonessio, Simona Salvatori, Consigli per Ragazze Italia, Bruce Chetta, Stormix Mix, Ocean Blue Sannino, Alice D'Amore, Basma Omap, e Dub for Fun, Giorgia Pasini, Christian Kamsu, Alabau Ryan, Margherita Lelli, The Three Crazies, Giulia Pink, It's Ra 303, Uswatarik, Sofia Zandonai, Marti Gymnastic, Cecilia Loro, Rebecca, Stella Mauri, Flavia, Elite Ponzi, Seyoti Ali, The Gamer, Prebden Kaur, Federica Creation, Francesco Ceccarelli, Niki Moulage, Sara Nemi, Alice De Paulis, Salmi A. Oif, Ke Sirian, Manushke Metani, Martina Corsini, Angelica Donini e Shakira Lani, Silma Guru, Fernando, Aurora Davita, Towabba El Arawe, Tani Game Lacri, Gacha Asia, Angela Tolot, Ala Burrawel, Massimo Colazzo, Chanella Gattina, Floriana Giuseppina Cancilla, Lortanic l'Imperatore, Home Cuccioli Uff, Ala Burrawel, Diana Maria Farrent, Lisa Rosini, Cobatina Cicaretta, Diego e Marica, Roberta Bonasso, Giovanna Gerbesi, Sofia Besa, Double BFF, Danierica Godio, Matilde Guerra, Vale De Queen, Matteo Favagrossa, Nicole Rodriguez, Lorena Bosso, Napoli Lori Lori, non lo so, Maria Michelotto, Carlo Pezzullo, Naomi Spinkworld, Stella Benedetto, Ala Barrawen, La Marti, Davide
Amandia, Giulia F, Aurora, Enrico, Mari Grusso, Gabriele De Pasquale, Saucat Hussein, Gabriele De Pasquale già l'ho detto, Ginevra Canizzo, Mari Grusso, Samantha La Gioia, Gloria Del Pero, Too Beautiful To Handle, Giada Tripodi, Giada, Diana Valente, Cavoi 07, Chiara Roller, Ali Mac, Gasha Demon, Silvia Marino, Manil Shazadi, Margherita Vanessa Dereni, Giulia 28, Lai Channel, Vienna Chan, Tadei Luna, 05 Uxi, Arianna Scandurra, Leo Vianello e Ania Erralia. Questo è quanto, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!